piccolo batuffolo di cotone e le schede. Dunque, ragazzi, è venuto il momento di introdurre l'ospite di questa sera. Quindi io darei il benvenuto, ragazzi, ad Alessandro Orlando. Benvenuto, Alessandro. Ciao Dario, buonasera. Come Ciao. stai? Tutto bene? Bene, sì, nonostante tutto bene, devo dire bene. Grazie a Bene. Pasqualus per l'euro. Mi racconti? Vado subito. Allora, per chi non lo conosce, Alessandro Orlando è stato è un grande mercante d'arte, è un grande conoscitore d'arte soprattutto, ma il pubblico dell'internet, dopo ne parleremo anche Alessandro, ti conosce ovviamente per le clip che sono state estratte, ricaricate su YouTube. Il grande pubblico di giovani dell'internet, intendo, ti conoscono per le tue televendite a telemarket, che anch'io, devo dire, ho seguito con grande ammirazione e devozione anche. E quindi ti ho voluto qua a tutti i costi perché la mia chat, insomma, Twitch, il mio canale Twitch, ti conosce benissimo ormai. Però parleremo un po' di tutta la tua carriera, non solo di telemarket, perché ci tengo a conoscerti meglio, ecco, da questo punto di vista. Allora, mi hai detto che ti sei spostato da Brescia e sei tornato a casa. Che è successo? Ci vuoi raccontare com'è come stai vivendo la tua quarantena? No, purtroppo no. Questo non sono tornato a casa in Toscana. Come tu sai, i Galleri Orlando nascono in Toscana. Io vengo da una famiglia di galleristi. Dal 59 mio padre apre la sua galleria a Firenze, una piccola galleria, poi diventa una grande galleria, poi Milano, Forte dei Marmi, La Versilia, Pietrasanta. Ma avendo lavorato per più di 20 anni in telemarket, mi sono trasferito a Brescia nel 97. E ho fatto 20 anni di telemarket, 20 anni di telemarket in cui ovviamente prima ho fatto delle cose, io faccio televisione da 32 anni, tutte le sere in diretta per 4 ore, ma prima Mamma lavoravo in mia. una piccola televisione, si chiamava Teleriviera, era una piccola televisione che si vedeva solo in Versilia, c'è ancora questa rete, e ero molto giovane, ho 22 anni, adesso ne ho 55, e facevo questa trasmissione dove c'era appunto questa platea piccola ma speciale, e ho iniziato lì. Poi dopo ho fatto altre cose regionali e poi nel 97 sono approdato a Telemarket, dove in pubblico nazionale, dove lì ovviamente c'è stato un momento in cui io ero quello che non veniva raccomandato da nessuno, però ero quello che si divertiva a fare il suo mestiere. Allora ero quello che vendeva tutto, e quindi tutto questo ha fatto sì che tutto quello che non vendevano gli altri io lo vendevo. Allora improvvisamente, insomma, questo Orlando toscano viene da Firenze, chissà chi è, no? Sai, c'è un pubblico, anche la proprietà di Telemarket non ha mai, in 20 anni, non ha mai detto Orlando, puntiamo su Orlando, perché non c'era bisogno di puntare su Orlando, Orlando andava avanti da solo. E soprattutto non hanno mai investito su di me perché non c'era bisogno. Cioè, tutto quello che facevo lo facevo perché mi piaceva farlo, mi divertivo un sacco a farlo, e quindi quando tu ti diverti a fare una cosa poi riesce bene, no? E quindi, ma mi divertivo molto a farlo. E tutto questo è successo in questi 20 anni. Poi 5 anni fa ho acceso la mia rete Orlando Arte, mi sono messo in proprio e adesso mi diverto molto di più, faccio molta più fatica e soprattutto ho deluso un sacco di fans, un sacco di tanta gente che guarda le cose di Telemarket, perché chiaramente non faccio più certe cose. Questo un po' mi dispiace per chi mi ha sempre seguito o adorava Orlando. Orlando, non perché ho 55 anni, sono più matto di prima, ti assicuro. Infatti, te lo posso assicurare, chi mi conosce bene lo sa. Ma è una questione proprio di, nella mia rete ho voglia di fare qualcosa di diverso, mettere in pratica 30 anni di televisione, e anche devo gestire anche tutta la rete, insieme alla mia squadra meravigliosa che mi accompagna ogni giorno, dall'amministratore piuttosto che i miei tecnici e tutte le persone che lavorano accanto a me da 5 anni e che sono persone speciali e che adoro. Ma anche perché mi sopportano, perché io sono uno che il mattino, no, mattino, verso mezzogiorno, quando mi sveglio, decido che cosa fare la sera. Quindi ti lascio immaginare cosa vuol dire preparare un set diverso tutte le sere e andare in onda e fare tutte queste cose. Adesso sono a Brescia perché, per le disposizioni che tu sai, non mi posso muovere da comune a comune. Una settimana in casa ho pulito tutto quello che c'era da pulire, ho lucidato tutto quello che c'era da lucidare. Finalmente sabato ritorniamo in diretta perché ho fatto una settimana di stop per dare una settimana di ferie ai miei ragazzi e al mio personale.
e da sabato ritorniamo in diretta perché finalmente io non so più cosa lucidare. Quindi hai la fortuna di lavorare comunque in questo periodo. Noi siamo, ci è consentito lavorare perché siamo come e-commerce, non possiamo consegnare, non possiamo consegnare a casa, anche perché noi non diamo le opere d'arte ovviamente in mano alle spedizioni aeree perché è pericoloso, ma possiamo andare in onda, ci è consentito andare in onda naturalmente rispettando i turni del personale piuttosto che varie precauzioni che prendiamo, però riusciamo ad andare in onda in diretta tutte le sere, da sabato sera. Ok, e telemarket invece come ti assoldò? Dove ti trovò? Come hai fatto a stringerci questa collaborazione? Bella domanda, sempre per questa cosa un po' strana, no? Delle scegliere le persone che lavoravano a telemarket. Io era il 1996 e uno dei grossi miti, non so se lo conosci, ma per me è un grande maestro, che è il principe Bijan, Ok. meraviglioso, personaggio eccezionale dei tappeti, persona di un fascino e di un carisma incredibile, proprio lui mi vide fare un'asta dal vivo, perché io vengo dalle aste dal vivo, quindi prima di fare televisione, molto Ah, giovane, figo, bello. facevo le aste dal vivo con tanta gente, mio Quando è padre. iniziato, Alessandro? Beh, fai conto, ho finito il militare, mi sono diplomato, mi sono scientifico, non so nemmeno come ho fatto, comunque mi sono diplomato e poi ho fatto il militare e dopo il militare, 22 anni, ho iniziato subito a fare le Giovanissimo. aste perché mio padre girava l'Italia, nei più grossi hotel di tutta Italia, affittava delle grandi sale e facevamo asta di dipinti, di tappeti. Chiaramente ero giovane, però c'era il banditore di turno. Con mio padre ha lavorato quello che è il prezzo giusto, per dirti, oppure quello di Azzone, adesso non dico, Franco Angeli. Poi ancora tanti personaggi che si sono avvicendati da papà. Poi un giorno un banditore non si è presentato, papà ha detto: Alessandro, falla tu l'asta. Papà, sei matto? E invece l'ho fatta, mi sono divertito e lì ho cominciato a fare aste dal vivo. E ti dicevo, un osservatore di telemarket mi vide lavorare, mi vide fare un'asta in una piazza, un'asta per la misericordia, c'erano 300 persone e nel pubblico in carica. Quindi fare televisione per me è stato drammatico, no? Cioè avere il contatto con la gente e poi non averlo. E avere una telecamera davanti agli occhi per 30 anni è una macchina alla fine, no? Ma tu la conosci comunque, Sì, la conoscete. abbastanza. Esatto. Sì. Però ecco, questa la cosa che questo conservatore disse: c'è un toscano, non so chi sia, però facciamogli un provino. Era il 7 gennaio del 97, me lo ricorderò tutta la vita. Io ero a Firenze, andai a Brescia a fare questo colloquio. Dopo 3 minuti mi disse: sei assunto. Ho fatto niente, ma ha detto: sì, salve, sono io. E se sei assunto, vai a Bari. Perché Bari? Perché all'epoca Telemarket era divisa in due: c'era Telemarket Brescia che trasmetteva fino a Roma, all'epoca non c'era digitali o cose, eccetera, e da Roma in giù c'era Telemarket 2, che all'epoca era un'altra rete, eccetera. Quindi mi hanno trasferito a Bari. Mai stato a Bari in vita mia. Sono stato 6 anni a Bari, è stato un momento meraviglioso perché Bari è bellissima, e anche di casa, situazioni affettive, un sacco di cose. Fin quando, questo per un anno, dopo un anno che ero a Bari, il capo di Telemark disse: ma guarda questo toscano che fa questi numeri, ma portiamolo a Brescia. Nel frattempo, anche per 3 anni, 2 anni e mezzo, ho fatto Bari-Brescia. Una settimana a Bari, una settimana a Brescia, sempre in aereo, perché facevo tante trasmissioni, 11 trasmissioni a settimana. E all'epoca, per farti capire, sono tante, di 4 ore, anche la doppia durante il giorno. E quindi poi vivevo in aereo praticamente, no? Per anni. Poi il capo di Telemarket decise di chiudere Bari e mi sono trasferito in pianta stabile a Brescia, dove poi 5 anni fa ho acceso la mia rete, perché qua? Perché ovviamente le persone che sanno fare questo mestiere sono pochi. Parlo non andare in onda e vendere, parlo di gestire un traffico di cose, di numeri, di tanti numeri, gente che chiama, che prenota cose importanti.
E quindi è stato questo il motivo per cui poi ho continuato a fare per 20 anni questa esperienza con loro. All'epoca ero blindato, non potevo apparire in nessuna televisione, andare in nessuna galleria, c'era un contratto molto ferreo. Una delle cose più belle è quando io ho un paio di pagine di fans magnifici che mi adorano, ho visto. e che tutti i giorni scrivono, sono meravigliosi. Ripeto, magari un po' delusi dal fatto che non sono più il matto di prima, o che non faccio più delle cose che facevo prima in telemarket, ma non è vero, le faccio nella vita, che mi diverto molto di più, nel senso, non davanti alla telecamera, perché adesso ho la mia libertà, faccio quello che voglio, dico quello che voglio, presento quello che voglio, perché per 20 anni ho presentato quello che gli altri mi dicevano di presentare. E tutti i giorni sempre le stesse cose, per dire. Per cui è un po' pesante. Però alla fine, adesso sono libero, sono un uomo libero e faccio la mia televisione come voglio io, in punta di piedi, con educazione, con consapevolezza di quello che faccio. È una cosa meravigliosa. E invece quando te preparavi la vendita, diciamo, quello che dovevi vendere a telemarket durante la giornata, come funzionava il tuo programma? Cioè, ti dicevano, guarda Orlando, te devi vendere questo e te come ti approcciavi all'opera? Cioè, come ti preparavi per poi andare in TV a venderla? Beh, allora è chiaro che io sono un professionista e me lo devo adattare, quindi evidentemente ti dico, per la maggior parte le trasmissioni erano tutte uguali. Ecco perché i fans sono scatenati a bestia, no? Perché poi Orlando ha ripetuto per 20 anni le stesse parole, o le stesse frasi, o le stesse cose, perché per 20 anni ho presentato sempre le stesse cose. Quindi è evidente che tu pensa, per 4 ore al giorno, per 20 anni, tutte le notti Orlando era in casa degli italiani. Quindi, male o bene, mi hanno visto tutti, chi mi odiava, chi mi amava, però alla fine io tuttora, quando esco di casa, la gente dice: ah, io, lei mi ha venduto un tappeto, lei mi ha venduto le forchette per servizi riposate, lei è quello dei quadri, lei è quello di mille cose che ho venduto, chiaro? Quindi tuttora, perché c'è gente che è cresciuta con me, che adesso ha figli, ma già tantissimo, perché insomma, 20 anni sono tanti, e soprattutto tanta gente che, quando ho deciso di lasciare telemarket, di cui ci sono perché chiaramente l'ho lasciata io, non mi hanno lasciato loro, vorrei chiarire questa cosa, ma ho detto alla proprietà, la saluto e mi metto in proprio. Proprietario di telemarket mi ha detto: va bene Alessandro, vai, tra pochi mesi sarai con me, ritorni da me. E io dico no. E sono passati 5 anni e sto da Dio e sto facendo la mia rete sempre più forte, sempre più solida. E la cosa bestiale è quando ho salutato telemarket, ho detto: bene, adesso mi metto in proprio, accendo la mia rete. Era una domenica mattina di 5 anni fa, la mattina per me è una roba impossibile, però l'ho fatto. E la cosa incredibile è abbiamo trasmesso da un garage, all'epoca non avevamo ancora la galleria grande, era una scommessa, no? Se vuoi. Eravamo in 5 a fare questa rete che si chiamava Orlando. Chiaramente è andata in onda la mia sigla, non so se l'hai vista, Sì. sono tutti remake, cioè della mia. Quando ho visto la sigla mi sono messo a piangere come un coglione, Sì, si può e dire. devo dire, ho pianto come un dannato, non riuscivo ad andare in onda dall'emozione, perché ovviamente avrei voluto che mio padre vedesse quello che stavo facendo. Sono andato in onda e abbiamo avuto non sai quante telefonate, volevamo comprare anche la moquette a parete. Tutto quello che c'era, io ho fatto un set molto ricco, hanno portato via tutto in poche ore. E per dire subito l'affetto del pubblico, che chiaramente ha messo alla prova. Diciamo: Orlando, ma sei tu quello? Sei Orlando o sei figlio di telemarket? O sei figlio di quello? Di quello? No, era la mia rete. Ed è stato un trionfo, un successo, sono troppo felice. Ti posso Tanto. chiedere? No, no, certo, no, l'ho visto, poi ho visto per esempio uno spezzone dei divani, che avevi questo deposito pieno di divani, era molto bello, c'eri te in sottofondo e poi appari, quella era molto più fine, diciamo, come vendita. Perché io mi diverto, Dario, mi diverto un No, sacco. no, ma la prima cosa deve Sono essere qua. quella. Ogni sera quando mi danno la diretta, e dico 3, 2, 1 diretta. Io so di avere un pubblico che mi adora, ma veramente altri mi odiano, per carità di Dio, però mi odiano ma mi guardano.
guardo e dice: Orlando, che figlio di puttana, Orlando, che bravo, però va bene, capito? Cioè, questo, il momento del successo di un uomo di comunicazione è quando stai sul cavolo a tanta gente, ma ti guardano, ti ascoltano, stanno con te, perché gli piaci come persona, no? E il segreto, questa è la cosa che dico sempre a chi mi chiede, no? Come si fa, eccetera, è vendere se stesso. Io non vendo mai quello che presento, ma vendo sempre me stesso, qualunque cosa, perché io vendo cose inutili, non cose di cui abbiamo bisogno, seppure io sono dell'idea contraria, dell'arte non posso vivere senza, No, ma chiaro, chiaro. non posso vivere senza, ma sicuramente alla fine vendo me stesso. E penso anche che tutto quello che presento è una cosa che la gente compra a me prima di comprare quello che io propongo, sicuramente acquista me. E poi dice: va bene, prendo anche il quadro, però prima di tutto gli ho venduto Orlando. Perché si fidano di te e sono fidelizzati con te, diciamo, ok? Ma certo, la fiducia è importante, ma proprio quello che gli comunichi Ok, attraverso il video. Tu ne sei no, d'accordo? no, sì, certo. Bene o male è il tuo stesso discorso. Ecco, perché sono adesso siamo quasi in 3.000 ad ascoltarti, che stanno commentando, stanno facendo domande. 3.000. Sì. Quindi è molto bello. E ti volevo chiedere una cosa, se si può chiedere, ovviamente, perché te ne andasti da telemarket? No, preferisco non rispondere. Ok, non ti preoccupare. E poi ti chiedono qual è il tuo schifano preferito in chat. Questa è una domanda loro. Così improvvisamente. Allora, c'è questo mito di questa serigrafia di Schifano che Sì. io presentai costringendo il cameraman. All'epoca era un cameraman anche molto antipatico, di quelli abbastanza bastardi. Sai, i cameraman sono personaggi strani, no? In cui ovviamente io ho a che fare col cameraman, cioè siamo io il cameraman, punto. Poi il centralino esterno e tutto quanto. Ma Ok. se tu non hai affinità col cameraman, sei morto, perché se il cameraman fa i cavoli suoi, pensa al film che ha visto la sera prima piuttosto che chiacchiera col regista degli affari suoi, sei finito, no? Sì. Allora, il cameraman e il presentatore devono essere tutt'uno, devono essere in feeling. E successe questa cosa carina, che tu avrai visto perché è molto, molto programmata dai miei fans, gente che mi vedo un po' strano dire fans, però. Sono Follow, amici, si dice follower a ormai, follower. follower, scusami, sono un po' No, antico. no, no, per evitare il termine fan, follower è perfetto, secondo me. Ecco, follower è meglio. Perché presenta questa serigrafia dove c'era questo sole con tanti raggi. Energia, no? Energia, ma l'ho inventato io, Sì, non tutti chiaro, lo sanno. chiaramente, chiaramente. Ma come io, ogni volta in telemarket c'era il direttore di trasmissione. Chi è il direttore? Il direttore è una persona paga. Strapagata, pagata molto bene per controllare quello che fa il presentatore, gestire quello che dovrebbe fare, no? Cioè gestire il presentatore, coordinare presentatore, centralino, magazzino. È una figura molto importante che io non ho mai avuto, nel senso c'era, ma faceva i cavoli suoi, non ha mai fatto in realtà quello che doveva fare. Quindi ero, perché Orlando, tanto Orlando vende lo stesso, quindi mi lasciavano libero. E Ok. questa io cambiavo tutti i titoli alle opere, capito? Tutte, per esempio, Facincani, Dio sia lodato, il grande maestro del colore. I titoli erano terrificanti e io li facevo più romantici, capito? Cioè, cercavo di dare un titolo diverso. Così è successo perché, secondo me, era più di presa. Quel titolo avrebbe fatto acquistare il quadro piuttosto che un titolo insignificante. Quindi cambiavo il titolo, niente di illegale. Ma il direttore diceva: Orlando, cosa fai? Cambi il titolo? Non si fanno queste cose, perché quando arrivava a casa del cliente, diceva: ma questa non è Luce del tramonto con la mia fidanzata, è, che ne so, un'altra cosa, no? Bene, io lo facevo lo stesso. E questo sole con tanti raggi, non mi ricordo nemmeno il titolo, l'ho sempre chiamato Energia. Allora dissi a quel cameraman che avevo: adesso vieni dentro la telecamera, vieni dentro, zooma tutto, cosa che non si poteva fare a Telemarket. Telemarket era la televisione in giacca e cravatta, dove c'era tutto per bene, tutto regolare, col Alla cavo Franco Boni, via inquadrato. per capirsi, molto quadrata, alla Boni, via, come che era un altro venditore di telemarket, cioè più quadrata, rilassata. Certo, adesso Boni va in onda, lo sai che fa televisione, Franco Boni, per conto suo, con Gabriele, suo Sì, figlio, sì, sì. meravigliosa persona.
più tecnologico, con tante cose, finestre, cose che a me non piacciono, perché per me la televisione deve essere Orlando e il quadro, niente Certo, più. dai, sono stili Però, esatto. diversi. Sì, va benissimo. Però per dirti, questo grande sole, questa cosa qua, io dissi al camera, vieni adesso dentro tutto e poi quando ti do il via, vai tutto indietro. Cosa che era una cosa che mi avrebbero ucciso a telemaggio, fare una cosa del genere. Nonostante questo, l'ho fatto e la parola era energia. E questo è stato il motivo per cui poi l'hanno loppata un sacco di volte questa immagine, ma non è la prima volta. Abbiamo tutte le volte che io Schifano l'adoro, l'ho conosciuto davvero tante volte, l'ho frequentato, voleva uccidermi, voleva arrestare, farmi arrestare, insomma, ce l'aveva con me a morte perché? Perché io dovevo intervistarlo e lui non voleva essere intervistato, capisci? Era molto duro e molto malato anche. E quindi l'ho conosciuto bene, gli ho anche voluto bene a Schifano, ma il problema era gestire una persona come lui, molto difficile. Ho capito. E invece ho una curiosità tutta mia da chiederti, riguardo secondo me il tuo picco assoluto a Telemarket, che è il tappeto che Sean, perché quello penso sia una delle cose più belle che abbia mai visto. E voi cosa? No, è successo una settimana fa in galleria da me, in galleria Orlando qui a Brescia. Chiama un signore e dice: senta, vorrei un tappeto di Keyshan. No, io non tratto tappeti, nella mia rete non li faccio perché per altri motivi. Non ho voglia, insomma, li farò, non lo so quando ne voglio. E questo sì, una delle mie ragazze degli uffici disse: ma guardi, noi non trattiamo tappeti. No, no, ma dica al signor Orlando, devo parlare con lui. Molto serio, molto serio. Al che me lo passa e dice: senta, io vorrei un Sultano Fergid. Io non so come fare, vorrei un Kashan imperiale. Al che ho capito che mi stava prendendo in giro o comunque che stava ricordando i miei lustri passati. Ma Ok. tuttora c'è questo mito del Kashan che era un tappeto, in realtà niente di che. Però il televenditore, Dario, tu lo sai, deve un pochino romanzare, no? Un po' la storia. E allora mi inventavo delle cose allucinanti, dei sultani, che fa parte tutto della mia esperienza, della mia educazione e della mia conoscenza, perché io, grazie alla mia famiglia, grazie, ho girato il mondo e ho visto tante cose, ho conosciuto tante persone. Ho vissuto delle esperienze splendide e allora quando presentavo qualcosa mettevo in pratica quello che conoscevo, come inventavo i nomi Certo, dei certo. titoli dei quadri, anche i nomi di alcuni sultani. Ecco, non mi vergogno perché insomma, Ah, faccio quindi era parte. tutta una storia che avevi romanzato, infiocchettato, quella del tappeto Ma che... di più, non solo, ti dico la verità, ovviamente, di questo tappeto che noi mettevamo a parete, un momento di pathos, no? Quando ti accorgi che c'è tanta gente che guarda, ovviamente di questo tappeto raccontavo la storia di questo sultano, che cosa aveva fatto, ma erano tutte cose che non mi preparavo il Il giorno Re prima. Sole di Persia, mi ricordo, che era una cosa fantastica. Anche, esatto, ma non cose che mi preparavo il giorno prima, erano spontanee, veramente spontanee, e tuttora quando mi capita di ricordare certe cose. Queste cose non le faccio nella mia rete, ecco perché i miei follower sono sicuramente delusi da questo. Ma ripeto, è stato un momento, no, della mia vita che ricordo con piacere e con gioia, perché comunque, sai, arrivavi a fine trasmissione, dicevano, hai venduto 500 tappeti. Mi ricordo ancora un persiano, un iraniano, che venne lì, mentre io stavo lavorando, i telefoni che squillavano, un sacco di tappeti, montagne di tappeti confermati, mi disse: tu, Orlando, no, no, io vengo dalla Persia, non riusciamo ad annodare tappeti per quanti ne vendi tu. Mi disse per Boh, cui, beh. cavolo, mi disse complimenti, questa
È stata una delle cose più buffe. No, più che altro io infatti quando vedo dei tuoi estratti, delle clip, ma anche quando guardo degli estratti della tua nuova rete, io ti ho sempre visto non proprio come un televenditore, ma sembri quasi un attore teatrale, cioè che arriva sul palco, ma anche questa voce da doppiatore, cioè me lo dicono in tantissimi che sembri un doppiatore da quanto hai la voce impostata, come la sai regolare, cioè sembra quasi te, e te non hai studiato niente ovviamente di tutto ciò. No. No, no, assolutamente no. No, non ho usato niente e questa voce, tanto mi hanno offerto di fare radio, molti anni fa, mi hanno offerto di doppiare, di fare altre cose, però per fare delle cose un po' stupide. Allora io me la sono sempre un po' tirata tanto su questo, cioè, io fatemi fare tutto, ma purché si parli di arte, perché questo va bene. Poi, ripeto, parlare del mio passato va bene, però mi hanno offerto tantissimi soldi per andare a fare un'asta. Di roba intima, di scarpe, di cose di tutto. Mi volevano dappertutto per fare così. Io faccio solo adesso faccio solo aste di beneficenza quando me le chiedono, perché comunque ci mancherebbe, ma non faccio cose stupide, non le voglio fare perché non voglio sporcare il cognome che ho. È un cognome importante perché è una famiglia importante di galleristi e di mercanti e ci tengo moltissimo a questa cosa. Poi cose divertenti va bene, ma non stupide. Perché Ok, mio sì. padre diceva sempre questa cosa che ho imparato, una delle mie regole, che bisogna avere più paura degli stupidi che dei cattivi. Gli stupidi sono pericolosi, i cattivi no. Non lo so, questa è la cosa che mi ha insegnato papà. Ok, quindi diciamo, ti piace divertirti, però non ridicolizzarti, ecco, No, questo è il bravo, senso. Ok. bravo, Ma te sei anche un collezionista, quindi ho visto la tua casa è piena di quadri, quello no. Sì. Dove hai opere. fatto a vedere la mia No, su casa? Instagram ho visto. Vabbè, se, no, nella tua. Credo sia in realtà forse la tua galleria, non casa tua, credo. Ho visto il tuo Instagram, ho visto tantissime opere, tantissimi. Forse la galleria di Pietrasanta, Ah, che è un ok. gioiello, è bellissima. Adesso sono in diretta dalla galleria, no, sì, dalla galleria, da casa a Brescia, nello studio. E quando io posso, compro tanti quadri, mi piacciono molto, li Ok. Ok. compro, cioè quello che posso lo compro. Devo dire, tutto quello che guadagno investo nella mia azienda, perché comunque è importante investire in questa rete che sta crescendo, che piace un sacco e quindi ci tengo molto. Però sono un collezionista. Siccome sono un collezionista anch'io, non d'arte ma di tutt'altro, ti volevo fare una domanda a proposito di questo, perché ti hai parlato prima di oggetti inutili che però non sono inutili. Te cosa ne pensi del collezionismo proprio a tutto tondo, a 360 gradi? Che cos'è per te il collezionismo? Serve? Non serve? Assolutamente sì. Io invidio, ho avuto il piacere di conoscere delle persone che collezionano di tutto e con un amore incredibile, è bellissimo vedere come toccano questi oggetti, qualunque essi siano. È splendido il collezionismo in genere, vuol dire avere una passione, cercare quegli oggetti, curarli, averne cura, pulirli, sistemarli, una cosa stupenda, stupenda, a prescindere dalle opere d'arte, insomma. Ok, perfetto. Vediamo se ci sono delle domande da parte loro, perché sennò Spero di parlo no. solo qualcosa. Sì, insomma. Ah, bello questo. Un'opera che Henry Campo, un'opera che hai odiato vendere. Uff, una sola? Ora, N'è una che ti ricordi con più affetto, tra virgolette. moltissime, però non posso dire il Ok. nome perché sono gli artisti che poi mi odieranno tutta la vita. Diciamo, quegli artisti che non tratto nella mia rete, Ok, perfetto. Dario, chiedigli dei multipli. Che devo dirgli? Anche quello è un momento straordinario, a mio parere. I multipli, anche certo. quello è un estratto fantastico. Un'opera che vorresti nella tua collezione, mi chiede Mim. È un'opera che ho perso anni fa per colpa dell'amore, nel senso che all'epoca la mia metà mi disse non acquistare quel quadro. Io sono innamorato di un artista che si chiama Francesco Clemente, che conoscerai, quindi Transavanguardia, insomma, un grande artista, mi piace da impazzire. Purtroppo oggi come oggi costa tantissimo. E adesso devo pensare all'azienda, per cui non posso permettere di spendere 100.000 euro per un quadro, adesso non è il momento. Ma all'epoca c'era questo quadro che mi piaceva da impazzire, era un abbraccio di Francesco Clemente, un dipinto ad olio, 50
50-40, nemmeno grande, volevano 25.000 euro di questo quadro. Io lo stavo comprando finalmente perché comunque mi piaceva tantissimo, il prezzo era anche buono, era un prezzo ragionevole. E la mia metà mi disse: no, Alessandro, dai, ma no, dai, aspettiamo, aspettiamo. Adesso ne costa 120 quel quadro. Peccato. Peccato, però è un artista che mi piace molto, Francesco Clemente, ho un sacco tutti i suoi libri nella mia libreria, ogni tanto mi riguardo e sono innamorato di quell'artista. Perfetto, poi c'è un ragazzo che ha fatto una domanda interessante, si chiama EG93. Hai mai tenuto un'opera per te invece di venderla? Cioè, ti è arrivata invece di venderla, hai deciso di tenerla perché ti piaceva troppo? Più di una volta, più di una volta, e oddio, ti è facile capire che sono abbastanza critico, nel senso sono poche le opere che oggi mi danno delle emozioni forti, quando capita me la tengo, sicuramente, Ok. sicuramente. Un artista che hai scoperto tu invece con il tuo lavoro? Ce n'è più di uno, seppure Did. ce n'è più di uno. Il mestiere del gallerista, questo è quello che volevo fare. Io sono una sorella splendida che si chiama Susanna Orlando, che ha da 40 anni, più di 40 anni, gestisce la galleria in Versile, la sua galleria a Forte dei Marmi a Pietrasanta, e lei fa veramente la gallerista. Il mestiere del gallerista è un mestiere affascinante. Mio padre faceva il gallerista, non sapeva cos'era una telecamera, per cui faceva questo, ed è questo quello che vorrei fare da grande. Anch'io cerco di farlo nella mia galleria, nella mia rete. E dico sempre: la mia rete è la galleria con televisione. Ma devo dire che due volte mi è capitato con due artisti sui quali ho investito, li ho portati in Biennale a Venezia, gli ho fatto cataloghi, proponendoli al pubblico a un prezzo sicuramente interessante. Dopo poco tempo, sui social vendevano i quadri alla metà rispetto a quello che li vendevo io. E quindi è stato un comportamento terribile, terribile, perché ovviamente facendo così l'artista ovviamente perde tutto quello che io ho investito su di lui, capisci? E questa è stata una cosa terribile, e purtroppo ci sono persone intelligenti anche no. E questo mi è successo. Per altri artisti invece sì, con i quali sto lavorando, sono felice di questo e sono seri, intelligenti. Perché oggigiorno è chiaro, no? Se io in televisione ti vendo un quadro, vendo un'opera. Invitalo, scusi. Scusa, perché si può invitare? Chiedilo. Ma non so se. Non so se credo di no, in realtà. Volendo sì, fino a quattro persone si può invitare, però Ma non so se ti accetterai. tocca staccare, eccetera. Ah, è difficile. Prossima volta se vorrai. Ti dicevo che la cosa importante proprio questa della serietà degli artisti, cioè che riescano a capire quanto è importante il lavoro del gallerista. Il gallerista investe, è chiaro, il gallerista ha anche delle spese che l'artista non ha, soprattutto una televisione ha delle spese importanti. Quindi io lo mando in onda in tutta Italia, lo faccio conoscere in tutta Italia, per esempio, lo offro a 1.000 euro, lui su internet o su Facebook li vende a 300. È una cosa che ovviamente mi ha fatto arrabbiare molto, e quindi interrompere alcuni rapporti, con altri invece no, sono felice di questo. Perfetto, allora vediamo le domande da un altro, dalle donazioni. Preferisci Adepto di Orlando mi chiede, preferisci approcciarti ad un'opera conoscendone la storia e la metodologia di lavoro di un artista o preferisci prima giudicare l'opera? Allora, bella domanda, intelligente e interessante. Sicuramente, dopo un po' di esperienza, il primo impatto con un'opera è importante, è anche quello che io ti dico, cioè tu mi metti un quadro che non conosco e io te ne parlo, ti parlo istintivamente. Poi è chiaro, se conosco l'artista sono anche un po' fuorviato da quello che può essere il comportamento o comunque perché ha fatto questo, qual è il suo background, cosa ha studiato, da quale proviene, da quale scuola, da quale ecco, è una cosa che ovviamente sicuramente preferisco presentare qualcosa che non conosco, perché viene fuori qualcosa di più istintivo, no? Più vero. Ok,
Oh, questo è interessante. Luca Incroff. Dario, chiedigli se penserà mai di spostare la sua rete dal canale televisivo al canale web. Allora, per me sarebbe una gioia immensa, anche perché non so se sai quanto costa un digitale terrestre Immagino sempre tanto. 4 ore al giorno. Ben, costa tantissimo. E quindi è chiaro che è il futuro e mi auguro che arrivi presto, perché ovviamente sarei felicissimo di fare questa cosa. Un po' spaventato perché alla fine il pubblico. Sai che noi presentiamo quadri che costano, e quindi non presentiamo cose da 100 euro, ma 500, minimo a 50-100 mila euro. Quindi è chiaro, è un pubblico adulto che magari preferisce vedere sul digitale piuttosto che Sky il programma, piuttosto che andare ancora su a vedere su. Però non è vero, ho tanti, per esempio, ho dei clienti giovani che hanno 40 anni, 30 anni, che invece mi guardano su Facebook, mi guardano su streaming, perché comunque vogliono vedere quello che ho fatto la sera prima, perché andrà a fare. Ma anche questa cosa di WhatsApp, adesso finita la gente che chiama e prenota al telefono, molti prenotano su WhatsApp Certo. o Messenger, sulla pagina di Orlando Arte che ho su Facebook, mandano messaggi lì e quindi prenotano lì. Molti sono quelli che chiamano il giorno dopo perché hanno visto la trasmissione, perché la moglie gli dice: cosa stai facendo? Allora di nascosto chiamano il giorno dopo, o viceversa, la moglie che chiama di nascosto al marito, insomma, cose che accadono spesso. Esatto. Beh, immagino avrei sentito di tutti i colori durante la tua carriera. Sì. No, vabbè, magari mettere accanto alla telecamera normale un cellulare facendo una diretta Facebook, così accontenti il pubblico del web, intanto vai su digitale Guarda, la terrestre. diretta Facebook in realtà l'abbiamo sempre fatta dalla pagina Orlando Arte, diretta su Facebook, è sempre stata mandata, solo che un mesetto fa, durante una delle mie carrellate, sono state delle carrellate un po' per drammatizzare il momento in cui stiamo vivendo, delle carrellate con prezzi ottimi, sia di antichi, di moderni, tuttora in onda sul canale 124 e il 78 Digitale Terrestre, c'è una carrellata con me che facciamo dove c'è un antico moderno contemporaneo, antico moderno contemporaneo, con vari prezzi da 500 euro a 50 mila euro. E è una cosa divertente, la gente così accontenti tutti, no? Chiama il moderno, chiama l'antico, chiama. E devo dire, in queste trasmissioni chiama tantissima gente e prenota queste opere. Purtroppo, ripeto, non riusciamo, non possiamo consegnare. Mi sono dimenticato la domanda. Ti sei dimenticato la domanda. Lo sai che me la sono dimenticata? No, in realtà no. Chiedeva se ti vuoi eravamo partiti da spostare il canale su TV, Ah, sul ecco, web. ci stavo dicendo, questa è una cosa terribile. Quindi, cosa è successo? Che durante una di queste carrellate è apparso un Cristo del 600, del 1600, nudo. Facebook mi ha bannato perché riteneva che l'immagine fosse Che offensiva. Te cazzata. lo giuro. E per un mese, a tuttora, non riusciamo ad andare in diretta Facebook perché, e non solo, se accade di nuovo mi banneranno per 2 mesi. È una cosa automatica, sono gli algoritmi che hanno Ma loro. di che materiale era? Dottone? Di che materiale era? No, è una tela, Ah, una appunto, tela! tinte Una su te No, tela, dai, allora è un assurdo! serpente. Allora è assurdo per davvero. Te lo giuro, è Mamma mia, assurdo. mamma mia. Però Vabbè. le dirette Facebook funzionano, tanta gente che guarda. Comunque, magari, ripeto, vorrei staccarmi dal digitale, perché la cifra è molto importante che si paga per andare in diretta nazionale. Ok, vediamo, c'era un'altra domanda molto carina. Eccola qua. Wally Clown Blue, mitico. Dario, chiedigli a quanto ha venduto il quadro Domenica di Picasso sul suo canale, se lo ha venduto. E sempre se vuoi dire a quanto l'hai venduto, ovviamente. Allora, il quadro è molto semplice. Il quadro costava 1.200.000 euro. È stata questa cosa che va su YouTube, perché sul canale YouTube che io tra l'altro non uso mai, è stata una cosa che anche quella dovrei incrementare perché Certo, quello è figo. funziona. Non sono molto tecnologico, i miei ragazzi lo sono, ma hanno anche tanto da fare, i miei tecnici, quelli della messa in onda, però comunque devo riuscire a farlo. Va in onda questa cosa perché ho fatto questa presentazione, perché tu capisci bene, per vendere un quadro da 1 milione di euro, è chiaro che non basta presentarlo una volta.
lo presenti una volta e chiamano 100 persone, di cui 99 giocano e uno magari è interessato. Quindi poi, chiaramente passando un paio di mesi, c'è un retaggio fisiologico, arriva il cliente giusto e dice sì, lo compro. E allora ci si mette d'accordo, anche perché poi c'è il discorso di pagamento, diritto di seguito 4% che si paga a noi. Quindi è chiaro che sono tante cose che vanno valutate. Ok, vediamo un po'. Ok, questa che domanda strana. Ara, ti hanno mai offerto di entrare in politica o hai mai pensato di entrarci? Allora, non ho mai pensato di entrarci perché ovviamente la politica è una cosa che è un'arte anche quella e io non ho gli strumenti per farla, quindi non mi sento in grado di farla, non, mai dire mai, però insomma non ho mai pensato. Io voglio occuparmi di arte, questo voglio fare nella vita, tutta la vita. Perfetto. Timbermet, grazie per l'euro. Sui social Orlando ha dichiarato di odiare le SPA. Come te, Dario, confrontatevi sul tema, ma non c'è da confrontarsi perché io sono pienamente d'accordo con lui, se è vera questa cosa che non sapevo, tra l'altro. Le odio anch'io. Terribile. È una cosa terribile. Purtroppo ho degli amici carissimi, veramente cari, clienti, amici che poi dopo diventano amici, che invece adorano andare a bollire, va bene, nell'acqua, nei vapori per ore, uscire distrutti e devastati ancora di più rispetto a come siamo entrati. Ma è una questione mia, probabilmente. No, no, Cioè, anche mia, sono. anche mia, anche mia. Non ti preoccupare, anch'io la penso come te. L'unica cosa buona delle terme è quando ti affitti il privé nella grotta con la tua ragazza. Quella è l'unica cosa forse positiva delle terme. Comunque. Quella è un'altra cosa, che c'entra, voglio dire, normale. Non ti dispiace se bevo, No, vero? prego, prego, ci mancherebbe Un buon anzi. rosso toscano. Bravo, Rosso verissimo. toscano, ok? Mi riempi di orgoglio regionale. La bellezza della diretta, grazie a Dario e grazie al signor Alessandro. Grazie a te, Luca Incroff, per essere qua. Scarabeo arabesco. Domanda per Orlando: c'è un'opera che ha per lei un significato importante? Che cosa le ha trasmesso? Un'opera fra le migliaia che ho presentato, Non ce n'è magari una, eh? Ce ne sono tante, ragazzi. mio, che mi ha trasmesso. Quelle che mi hanno trasmesso qualcosa me ne sono portate a casa, ma anche ai tempi di Telemarket, che c'era qualcosa che mi piaceva, me lo compravo. Poche cose. Quello che capitava, che mi piaceva, me lo compravo. Non sapevo. A me, io ho un rapporto molto particolare con le opere d'arte. Sai, ogni giorno arrivano in galleria proposte di giovani che dipingono e che mandano tantissime opere, vorrebbero che Orlando presentasse i loro lavori. A pagamento anche, mi pagherebbero tantissimo. Però c'è chi lo fa, ci sono i miei colleghi che fanno televisione, che si fanno pagare dagli artisti, poverini, e gli danno 1.000 euro, 2.000 euro per fargli gli speciali in televisione. E quindi è una cosa terribile, terribile perché io non potrei mai presentare un artista nel quale non credo. Quindi sarebbe tradire il pubblico e ogni giorno arrivano mail o cartacee di artisti che vorrebbero che io li presentassi in televisione perché Orlando vende, Orlando ha un pubblico meraviglioso che compra e quindi ovviamente vorrebbero questo, pagando tanti soldi anche. Ma Orlando non è in vendita, né la Gary Orlando né Alessandro Orlando non è in vendita e questo è sicuro. È quello che presento, è quello in cui credo, quello che mi piace fare. Perfetto. E poi lasciatemi sta continuando a spammare sempre di farti una domanda su Sgarbi. Non capisco bene il perché, ma vabbè, cosa ne pensi di Vittorio Sgarbi? Bella domanda. Io ho lavorato con lui perché c'è stato un periodo piuttosto lungo in cui lui lavorava in Telemarket, era stipendiato dalla proprietà di Telemarket e veniva tutti i giorni a registrare una specie di TG dell'arte, non mi ricordo come si titolava. Comunque veniva sempre a fare anche le videoperizie. Allora, Sgarbi è un grande showman. È un grande showman, è un uomo anche di cultura e io ho 55 anni, per cui ho seguito la sua nascita televisiva. Non posso dimenticare che è famoso, è diventato famoso per essere stato il primo a dire parolacce in televisione, insomma, questo è indiscutibile. Il primo a dire cazzo piuttosto che vaffanculo o bestemmiare o dire, insomma, parolacce
Tipo, è stato il primo e l'unico, e noi italiani all'epoca eravamo esterrefatti, ma guarda questo che coraggio che ha. Poi, ripeto, la sua vena artistica, è chiaro che la sua conoscenza aiuta molto, ma quello che è straordinario è il carisma, che ha un grande carisma, ha lavorato, ha fatto molte trasmissioni in telemarket e non voleva che si dicesse il prezzo del quadro e non voleva, quando un quadro veniva confermato, non voleva che si dicesse che era confermato. Mi ricordo queste cose di lui. Se vediamo un po' se ci sono altre domande nella chat. Ok, sì, ha già risposto Bernardo, ha detto che lui vuole lavorare solo con l'arte, quindi il doppiaggio non gli interessa. Almeno mi pare di aver sentito questa cosa qua. Ah, ok, ecco, ora Caverna di Platone mi ha fatto una domanda che mi ricollega a un'altra cosa. Io sono un collezionista di fumetti, nonché di originali di fumettisti, quindi colleziono disegni fatti da loro, o tavole originali, eccetera. Te, hai mai letto fumetti? Ti sei mai approcciato a questo medium? Topolino. Come tutti, diciamo nell'infanzia. Eh Sono sì. cresciuto con Topolino e basta. No, dopo Topolino no. Però vedi, anche questo, ci sono molti artisti, pensa a tutto l'espressionismo, quindi tutto quello che nasce dalla satira, nasce dalla fumettistica, nasce comunque dal disegno, dalla grafica, dalla satira vera e propria. La satira è un fumetto, no? Nasce da quello, quindi è un'arte straordinaria. Pensa a Liechtenstein. Certo. Liechtenstein è il fumetto amplificato, per cui ho una grande ammirazione per la fumettistica e chi la fa e chi la disegna. Ne ho conosciuti. Purtroppo molti artisti si fa fatica a vendere gli artisti che dipingono in questo modo, perché ovviamente rischi di andare su una cosa che è poco, poco vendibile, ma c'è un'arte sicuramente straordinaria anche in questo. Infatti ti stavo per chiedere cosa ne pensi della pop art e della graffiti art, perché comunque sono movimenti che in un certo qual modo hanno avuto a che fare anche col fumetto, penso per esempio a Basquiat o certo, insomma, che è uno dei miei preferiti peraltro. Va bene, poi a Simo che sta saluti da Roncadelle, da dove Telemarket veniva mandata in onda. Un saluto da Sì. Roncadelle. Dottorino Ale, caro Alessandro, cosa ne pensi della street art? Ah, graffiti art, street art. Cosa ne pensi? Penso che sia, come dicevi tu giustamente prima, una delle cose più belle che sia accaduta nel Novecento. Citavi Basquiat, ma posso veramente nominare tanti altri artisti che della street art hanno fatto una loro bandiera che io adoro tantissimo e anche in questo caso arte difficile da proporre, difficile da vendere. Ci sono tanti artisti della street art purtroppo distrutti dalla televisione, perché si sono fidati della televisione, perché la televisione, non so se lo sai, ma crea e distrugge gli artisti in maniera terrificante. Se fai una brutta televisione, è chiaro che artisti anche molto bravi poi vengono fagocitati dalla televisione, se gestita in maniera delinquenziale, è chiaro che poi vengono distrutti dalla televisione stessa. E questo è un dramma. Soprattutto gli street artist. Gli street artist sono delle persone meravigliose perché sono i più puri degli artisti, vanno per le strade e quindi dipingono sui muri, sui palazzi, ho dei ricordi splendidi di tante cose belle che ho visto di street art. Quindi adoro la street art, la pop art in primis, non amo Andy Warhol, non amo lui, non ho mai amato lui, lo stimo chiaramente per quello che ha fatto, ma troppo businessman, troppo, per questo tutta la vita Schifano, Schifano artista. Schifano Ok. dipingeva, lui fotografava, lui stampava perché non sapeva dipingere. Quindi non posso amare un artista che non sapeva dipingere. Grande fotografo, grande businessman, grande, ovviamente sappiamo tutti che Warhol nasce come pubblicitario, quindi grande stima per i pubblicitari, in pochi secondi ti colpiscono, ti fanno comprare qualcosa con un'immagine piuttosto che con un video, quindi bravissimi pubblicitari, ma Warhol resta un grande pubblicitario per me. L'arte è Ok. un'altra cosa. Io invece stimo molto, non so però cosa ne pensi, Keith Haring, che è un altro artista che mi piace molto, Marco. anche perché
ha fatto tutto mondo a Pisa. Io sto qua in provincia di Pisa e quindi io, insomma, ho un legame particolare con lui, forse affettivo anche per i miei studi artistici. Ho fatto l'istituto d'arte a Pisa e ci passavo sempre davanti ogni mattina. Quindi, insomma, catering ha fatto parte della mia vita. Ok, Agun 93. Per l'euro girano tanti falsi nel mondo dell'arte, moderna e contemporanea, mi chiede Gur. Ok. Moltissimi, moltissimi. Pandoro Maina, Darione sempre al top. Domanda per Orlando: c'è un aneddoto capitatogli in tutti questi anni di televisione che gli è rimasto particolarmente impresso? Non credo ce ne sia uno, però insomma. No, ce ne sono tanti, la cosa, quelli che più mi ricordo sono i momenti in cui tu chiedi gentilmente al cameraman o al regista di chiuderti l'audio e si dimenticano di farlo. Aia. E questo è un problema. Per fortuna i miei followers non si sono accorti di tante volte in cui io credevo che l'audio fosse chiuso, invece non lo era. E sai, quando per più di 3 ore o 4 ore parli della stessa cosa e non ne puoi più, allora dici qualcosa che non dovresti dire. È successo più di una volta. E altra cosa che mi fa capire davvero la stanchezza, quante volte, finita la trasmissione, all'una del mattino, salutavo tutti, andavo a casa, mi spogliavo e avevo ancora il microfono addosso, perché mi dimenticavo di togliere il microfono dalla Madonna. stanchezza. Tornavo a casa e ma cosa, ho ancora il microfono addosso, no? Quindi lo dovevo appoggiare sul comodino, per dirti. Questa è la vita che faccio da tanti anni ormai. Ok, io direi un'ultima domanda, poi ti lascerei perché sei stato un'ora con noi per non rubarti altro tempo durante questa serata. Ok. Ah, ok. Signore dei Panda, signor Orlando, qual è la sua opinione sull'acquisto di riproduzioni di opere d'arte da museo o comunque dal prezzo proibitivo? Le ritiene un oltraggio nei confronti dell'artista? Assolutamente no. No, un momento, aspetta, non ho capito la domanda. Costano assai? Il prezzo è molto alto? Sì, Dice, le per riproduzioni con un prezzo proibitivo, diciamo. no, assolutamente no. Le copie non devono costare. Ci sono tanti artisti che di mestiere fanno i copisti, quindi di mestiere cosa fanno? Copiano i quadri, bravi, bravi. Insomma, magari non hanno idee, per questo copiano. Però va bene, anche questa è un'arte, se vuoi. È giusto che lo facciano, però che non si facciano pagare troppo, altrimenti non è giusto, non è corretto. Perfetto. Bisogna pagare chi ha le idee, non chi copia, giusto? No, penso di sì, penso che sia così, sia corretto così, sì. Ok, Alessandro, grazie mille di essere stato con noi. Comunque abbiamo toccato quota 3.530 persone, quindi Non sono. so cosa vuol dire, è buono? Sì, è buono. Diciamo che sono numeri molto alti, ci sono tantissime persone che commentano, che vabbè, ovviamente. Ti ringraziano, ti fanno i complimenti. Se vuoi ricordare dove trasmetti, quando, a che ore e Certo, tutto. siamo in onda tutti i giorni, grazie. Siamo in onda tutti i giorni, anche adesso, in questo momento, in questi giorni, ripeto, i miei ragazzi sono in ferie per i motivi che sapete, riprenderemo le dirette da sabato sera. Siamo in onda anche adesso, in questo momento, dalle 21 fino all'1 del mattino sul canale 124 Digitale Terrestre e anche il canale 78, spero, Digitale Terrestre. Spero presto, nuovamente anche su Facebook, se Facebook deciderà di rimettermi in onda perché non ho fatto niente di male. E detto questo, vorrei ringraziare un pubblico che non conosco perché è la prima volta che faccio una cosa del genere e non so che cosa scrivono, spero niente di terribile. Assolutamente no, assolutamente no. Ok, non so, e devo dire grazie. Guarda, ti sono solamente ringraziamenti, ti vogliamo bene Orlando, maestro, grazie mille, quindi non ti stare a preoccupare di niente. Ci Ok. Voglio ringraziare te, Dario, per questa opportunità, è mancherebbe. un'esperienza nuova e grazie davvero a tutti quelli che mi seguono perché sono un pubblico stupendo. Tutte le volte appena si va in onda, hai gente che chiama e che saluta, insomma, è un pubblico meraviglioso e vuol dire che quello che ho fatto fino ad oggi va bene e continuerò così. Grazie. Ok, grazie a te. È incredibile! Avete visto il video di Le Schede? Questi momenti sono stati rubati dal canale di Dario Moccia Twitch. Se vuoi vedere nuove clip, iscriviti al canale di Le Schede. Se invece vuoi seguire le live, beh, non devi far altro.
anche guardare tutte le sere Dario Moccia sul canale Dario Moccia Twitch. Andate a fare in culo.